qualche modo dovevamo dare le spiegazioni. Allora, 30 anni fa, c'era un signore che si chiamava Peter Colosimo, che aveva anche venduto un sacco di libri e che si era interessato di queste cose. Aveva vinto anche, mi sembra, due premi Bancarella, con un testo che si chiamava Non è terrestre. Non è terrestre era un testo che parlava degli antichi pianeti che erano venuti probabilmente su questo pianeta a visitare un pianeta. E lì, in realtà, lui non era neanche stato il primo ad affrontare questo problema, perché c'era stato prima di un altro signore che si chiamava, che ancora vivo, von Daimler, che è tedesco, che aveva scritto un paio di libri sulla stessa tematica, ma non era stato il primo neanche von Daimler, perché negli anni 50 c'era stato un altro signore che si chiamava Charlie, che era francese. Questi non erano semplici scrittori, erano persone che avevano studiato, erano persone che avevano una laurea e che erano andati a mettere le mani nella marmellata, cioè nella storia antica, e avevano scoperto che nelle miti, nelle leggende antiche, c'era la storia di questi esseri che venivano a trovarci da altri pianeti. E insomma, questo filone mi portò a fare una riflessione. Io avevo avuto 15 anni, ero giovane, io lo tempo. E mi dissi, ma perché non si va a cercare, se gli alieni ci sono venuti su questo pianeta? Allora si aveva una visione romantica del problema. Gli alieni sono venuti su questo pianeta perché noi siamo le loro creature, loro ci vogliono bene, loro hanno già fatto il percorso di acquisizione di consapevolezza e di coscienza e noi è come se fossimo dei loro figli. Quindi sono venuti, c'era scritto nelle antiche leggende, sono venuti per, come maestri, come protettori, come guardiani, tutti i termini di cui si impossesserà la New Age americana negli anni 60-70. E quindi, e poi, questa c'era una cosa meravigliosa, questi esseri a un certo punto della loro vita se ne erano andati da un'altra parte, ci avevano lasciato così, a bocca aperta. C'erano le leggende degli indiani Hopi che dicevano che ancora stanno aspettando coloro che li avevano salvati da alcuni cataclismi. C'era scritto così nel mito. E quindi gli indiani Hopi, quindi tutta la discesa dei Dakota, Lakota, Nakota, che sono tutte sotto specie di quella cultura indiana precolombiana, quindi non è che noi avevamo inquinato con la nostra cultura loro, perché tecnicamente non ci conoscevamo. Allora, se mai è esistito lo scopritore dell'America, ancora non c'era stato lì. Ecco, e loro raccontano, e ancora ci sono delle leggende che dicono che loro stanno aspettando che tornino questi esseri che li hanno salvati. Analogamente a quello che succedeva in America Latina e in America del Nord, dove anche lì tribù indiane avevano le stesse leggende, succedeva in Cina. In Cina c'erano le leggende cinesi che dicevano che c'era stato l'imperatore Wang Di che aveva unificato la Cina, Fiume Giallo di destra, Fiume Giallo di sinistra, in un'unica grande impero. E il problema è che l'imperatore Wang Di era sceso da una specie di trottola di metallo dal cielo proveniente dalla costellazione del Toro con suoi sei amici, di cui una donna, e aveva insegnato un certo numero di cose. Innanzitutto a leggere e a scrivere, i cinesi che non sapevano leggere e scrivere. Poi possiamo vedere l'idea della scrittura da dove viene su questo tema. Aveva insegnato il Feng Shui ai cinesi, che è quell'arte, voi magari lo sapete meglio di me, per cui non è che si può costruire un'abitazione a caso, bisogna tenere presente le forze della terra, perché nella terra ci sono dei punti, dei nodi, nei tempi moderni un certo Hartmann e un certo Carvey
li hanno ristudiati, erano due medici che hanno effettivamente visto che ci sono dei punti in cui non bisogna mettere il letto nella camera da letto, perché se stai lì e dormi lì, dopo ti senti male. Uno ci può pensare che siano tutte fesserie, in realtà si scoprirà poi che le cose non stanno così. Quindi il Feng Shui era qualcosa di, sì, collocato storicamente nell'antichità, ma in realtà ritrovava in quelle che erano le regole delle nuove costruzioni degli architetti, che sono un po' più intelligenti degli altri, un riscontro. E a un certo punto anche l'imperatore Feng Shui, che non solo, che non solo ha inventato il Feng Shui, ha inventato la scrittura, ha aiutato gli esseri umani a imparare a coltivare la terra, ha inventato il Qigong, dorato cinese, che verrà riportato in Europa da un matematico di Joachim Leibniz. Prima non se ne sapeva niente. Noi siamo innamorati di quelli lì, i cinesi, hanno una matematica duale che noi non ci immaginiamo nemmeno. La matematica duale sarà quella che poi darà origine a 1001, il linguaggio del computer, il linguaggio di Marco. Con questo linguaggio di anni fanno l'immigrazione, quindi qualche cosa di estremamente incredibile, una cultura che noi manco ce immaginavamo, ma veniva dall'altra parte, dalla costellazione del Leone, quando è. E a un certo punto anche lì l'agenda dice, guardi, a un certo punto prende le sue scarpe e se ne va verso qua. E loro, gli antichi cinesi, stanno ancora lì ad aspettare. Pensate che all'entrata del museo della NASA in America c'è un grande quadro, la riproduzione di un quadro cinese, che è 2-3 metri per una di altezza, dove c'è il primo astronauta del mondo. Il primo astronauta del mondo è un cinese che viene rappresentato, ai tempi di Wanderlei, su una sedia di bambù. Questa sedia di bambù, a un certo punto, il bambù prendeva fuoco, usciva del fumo, e tutti quanti stavano a guardare questo tizio che era seduto su questa sedia, poi c'era un fumo e quando il fumo si era dilatato, la sedia e chi ci stava sopra non c'era più, perché c'è scritto, questo tizio era andato sulla luna. Pensate, questa cosa qui sta nel museo della NASA, per dire, gli antichi, effettivamente, negli antichi testi c'erano scritte delle cose che interpretate con la nostra cultura di oggi ci potevano far pensare che nell'antichità gli alieni erano già stati su questi pianeti. E per qualche misteriosa ragione se ne erano andati. C'era scritto dappertutto, in tutte le culture. C'era questo è l'aspetto storico della cosa, ma c'era poi una sottobranca della ufologia, e poi vedremo che cos'è, che si chiama cripeologia. E si chiama cripeologia perché studia gli oggetti volanti del passato. E Clipeo, o meglio il Clipeus Arles, era lo scudo degli antichi romani che veniva in realtà visto passare sopra l'antica Roma, tutto infuocato, mentre sotto la vita quotidiana dell'antica Roma si svolgeva normalmente. Quindi, che cos'erano questi antichi scudi di cui ci sono testimonianze precise, libri che parlano di queste cose, gli antichi storici romani ne parlavano in continuazione. Allora, è evidente che in questo contesto molto romantico la mia idea era, ma se ci sono gli alieni, se ci sono stati, perché non andiamo a ricercarli? Studiamo questo fenomeno, vediamo se li ritroviamo, vediamo se ci sono state delle vestigia vere e proprie su questo pianeta, cerchiamo di capire di più. Perché? Perché il problema finale era, noi non sappiamo un sacco di cose, gli alieni sono buoni, ci vogliono tanto bene, se troviamo gli alieni, rifiutiamo a loro i problemi della nostra vita. Per esempio, si potrebbe chiedere all'alieno, perché tanto Dio lo saprà, esiste Dio? O perché mi devo sforzare io a capire queste cose che non le capirò mai? Lo chiediamo all'alieno, vedrai che l'alieno lo saprà, c'è una miliardi di anni di evoluzione più di noi,
in un colpo solo noi saltiamo miliardi di anni, non facciamo l'esperienza della vita, andiamo subito alla fonte e diciamo alla vita: scusa, che sei? Ma la vita, ma Dio esiste? Perché se esiste e te ce lo dici, noi ci mettiamo subito l'anima in pace e siamo a posto. L'idea era quindi sostanzialmente non fare una ricerca sull'alieno, ma il vero motivo era: andiamo alla ricerca di Dio. Allora, io mica mi rendevo conto che questo era il vero problema da risolvere. Sta di fatto che io mi iscrivo al Centro Ufologico Nazionale, così, e comincio a seguire questo gruppo di persone che in Italia seguiva lo studio dei fenomeni ufologici. E allora si studiava negli UFO vitiabulloni, nel senso che sono macchine volanti, sono tecnologiche, atterrano, lasciano tracce per terra, si fotografano, quindi possiamo studiare con la fotodensitometria per vedere se sono fenomeni veri, se sono fenomeni ottici. Il tentativo era quello di capirci di più. Nel frattempo le cose cambiano nel tempo. Velocemente arriviamo agli anni 80 e negli anni 80 succede una cosa. C'è il boom di un aspetto della ufologia molto molto particolare. Apro una parentesi. Nel frattempo io nel Centro Ufologico Nazionale, siccome avevo studiato, tra virgolette, potrei dire anche, oltre ad aver studiato, avevo anche capito quello che avevo studiato, perché la cosa non è scontata. Cioè, poi lo posso dire perché, essendo vissuto più di 40 anni, forse 45 anni, all'interno delle strutture universitarie, ho conosciuto tanti miei colleghi totalmente ignoranti, nel senso ortodosso del verbo, cioè che non capivano niente, non sapevano neanche quello che avevano studiato. E allora ho detto: ma come? Aver studiato e aver capito non è la stessa cosa. Perché questo è come te ti poni di fronte al problema, perché poi i miei colleghi sapevano che io mi interessavo di queste cose all'università e mi pigliavano un po' per il culo. Mi pigliavano per il culo, però dopo un po' venivano da me e dicevano: senti, ma ci sono novità in questo momento? Volevano far sapere che con gli oggetti volati non identificati non ci si mangia, cioè te ci puoi fare delle pubblicazioni scientifiche, ma non troverai mai nessuna rivista scientifica che te le pubblica, perché se ne vergognano, perché c'è sempre questa remora da una parte che è la remora della cultura. La sapete perfettamente, no? Oggi siamo passati attraverso un periodo di 3 anni di pseudo pandemia, per cui c'è stata la presa per il culo della scienza con l'H, e uno non sa più se la scienza vera è quella lì o è quell'altra. Quindi in questo istante viviamo in un momento di grande confusione di scienza. Allora c'erano le stesse remore che ci sono oggi, ma se 2 più 2 fa 4 e ti hai scoperto che 2 più 2 fa 5, non si può mica andarlo a dire in giro così, bisogna tenerselo per sé. Così, se te facevi qualche scoperta sul problema alienologico, se ne doveva parlare, doveva rimanere tutto chiuso. Quindi io avevo delle forti pressioni all'interno dell'università, da una parte dell'università, i quali mi dicevano: non andare in televisione a dire queste cose, non si dicono, dovete fare una brutta figura al dipartimento di chimica, e da un'altra parte dell'università, che era, pensate che è incredibile questa cosa, il servizio giornalistico dell'università, il portavoce dell'università, i quali mi telefonavano e dicevano: bravo, tornate da lei, ha fatto pubblicare un articolo sulla stampa, noi vorremmo che... Guardate che i vostri colleghi dall'altra parte mi dicono che io devo stare zitto, insomma, mettetevi d'accordo tra di voi. No, lei dà lustro all'università. Tenete presente, questo è per contestualizzare il problema, perché l'UFO non è una cosa così, bisogna contestualizzarlo qui. Tenete presente che negli Stati Uniti d'America i docenti universitari che si interessavano di UFO si contavano sulle punte di una mano. C'era il professor John Mack, che era uno psichiatra della Harvard University, c'era un altro tizio che era uno storico di un'altra università, c'era un signore che si chiamava Tompkins, che però è di New York, era un pittore e come tale
sei un pittore, un continente, ma se il pittore un po' fa una ricerca, no, un pittore. Come di, quando io parlo di fisica quantistica, no, che sei un chimico, non puoi parlare di fisica quantistica, ma perché no? Perché c'è la regola del divide et impera. Se te sei fisico, devi parlare solo di fisica. Questa è una tecnica che hanno inventato chi comanda la gente per tenerli separati. Cioè, se i fisici non parlano con i chimici, c'è solamente qualcuno che riesce a parlare con i fisici e con i chimici insieme. Si scoprirà alla fine del nostro discorso che questo qualcuno ha un nome preciso ed è la massoneria, punto. Ma su questo ci arriveremo. E io mi trovavo lì a cercare di studiare gli alieni, di vedere se potevo in qualche modo trovare, vedere se c'era la possibilità che questi ritornassero su sto pianeta, perché qualcuno diceva che non se ne erano mai andati. E allora andiamo a cercare, no? Quindi, primo, siccome io avevo una mentalità scientifica, io ho una mentalità scientifica, come faccio a dirlo? Non è perché mi sono ho fatto il chimico, ho lavorato in laboratorio per tanti anni, ho fatto la ricerca, ho fatto le pubblicazioni scientifiche, quelle vere, senza l'H. Non è tanto per questo, ma perché un giorno dissi, ma io mi voglio mettere alla prova, ma non sarò mica impazzito. Io che vado a farmi a tutte queste serie mentali, cioè nel senso, magari non è vero niente tipo quello di cui io sto parlando. Sai cosa faccio? Mi sottopongo io ad una analisi psicologica. Mi faccio fare il Rorschach. Il Rorschach è un test molto complicato. È quello delle macchie di inchiostro, tanto io penso. E allora ho preso una tizia che era esperta di Rorschach e mi sono sottoposto al Rorschach. Quello che mi è venuto poi da quel Rorschach è incredibile, perché è durato circa 2 ore e mezzo, 3 ore. L'esperto che lavorava alla rivista di Firenze, che era una signora, ci ha messo 2 mesi e mezzo per e dopo in un altro colloquio di 2 ore e mezzo mi ha espresso i suoi risultati. Quindi lo dico perché è quello che è venuto fuori a Rorschach. E sulla parte della razionalità non ho detto, io uno così razionale non l'ho mai trovato nella vita, ma lei non ha mai pianto? No, dopo avrei pianto dopo, perché ti portano a piangere le persone che ti comandano su questo pianeta, però fino allora non avevo pianto, perché io ero 2 più 2 fa 4, le cose stanno così, vanno dimostrate in laboratorio e non c'è niente da fare, quindi non si esce. C'è una cosa così è incredibile. E vabbè, poi non vi dico cosa ci siamo detti, non lo ricordo, ma era divertente, perché non è così l'oggetto della discussione di oggi, non perché abbia delle regole. E insomma, io risulto salmente. Sostanzialmente, anzi, anche troppo del tipo 2 più 2 fa 4. E a quel punto io dico, vabbè, allora andiamo avanti, facciamo questo lavoro. In quell'istante, 1980, anni 80, nasce il problema, viene alla luce in realtà il problema delle abduction. Cioè, abduction è un termine anglosassone che vuol dire kidnap, cioè rapito. Ma non rapito tipo bandito sardo che ti prendono e ti rapiscono, devo dire addotto, preso contro la tua volontà da questi esseri che vengono in qualche modo perché te gli interessi, non si sa perché. Adduzione, il fenomeno dell'adduzione. E allora alcuni libri vengono tirati fuori. Per esempio c'era il libro della questa psichiatra, psicologa, Carla Turner. Carla Turner scriverà un libro in cui prende in esame una ventina
di casi al femminile, cioè una ventina di femmine, di addotte, le quali attraverso lo strumento della ipnosi regressiva, poi vedremo di cosa si tratta, queste persone le metteva in uno stato ipnotico, che è uno stato di percezione allargata, non di percezione alterata. Percezione alterata è uno che si droga, che qualche cosetta potrebbe accorgersi un po' di più, ma molto la conosce molto di meno. Invece la percezione allargata è i tuoi sensi si espandono in modo che tu riesca a comprendere 100.000 volte di più come è fatto l'universo che ti circonda. L'idea che l'ipnosi sia rilassati e dormi non è vera. Carla Turner con l'ipnosi studia 20 e più donne, ci scrive un libro che vende milioni di copie, tutto al femminile. E che cosa succedeva a queste donne? Beh, succedeva le stesse cose che succedeva ai pazienti Beck, che era un professore della University, che aveva vinto anche il premio Pulitzer l'anno prima di pubblicare il suo libro sulle adduzioni. Un premio Pulitzer che non guardava le adduzioni, ma riguardava Don Chisciotte. Lui era un esperto di Don Chisciotte e aveva analizzato la figura di Don Chisciotte da un punto di vista psicoanalitico. Noi siamo anche un po' Don Chisciotte, siamo anche Sancho Panza, cioè siamo gli sbruffoni, ma siamo anche quelli che egoicamente vogliono salvare l'umanità. Insieme, a seconda del momento della storia, uno di questi due personaggi viene fuori. Ecco. John Beck, dopo che ha pubblicato il suo libro, che parla anche lui, utilizzando l'ipnosi regressiva, di una trentina di soggetti che aveva analizzato, che gli avevano mandato, e gliela aveva mandati Bud Hopkins, che era il famoso pittore americano di New York, che dice: io sono un pittore, sì, certo, conosco l'ipnosi, la utilizzo, ma mi fai utilizzare uno che sicuramente è della Harvard University, non gli potranno mica dire che lui è un coglione come sono io. Io sono un pittore, ma lui è della Harvard University. Quindi c'è sempre questa forma da salvare. E questo soggetto, americano, professore della Harvard, dice: guardate che qui c'è un problema. Qui ci sono delle persone che raccontano tutte le stesse cose e queste cose sono vere. Cioè, non è che se ne sono immaginate. C'è dentro il loro cervello la struttura di qualcosa che ha creato dei traumi giganteschi, e questi traumi sono stati mascherati e loro tecnicamente non si ricordano, vengono, cioè una parte della loro vita non c'è. Però con l'ipnosi, siccome l'ipnosi è un sistema per guardarsi dentro a fondo, alcuni muri crollano e viene fuori questo racconto che loro avevano perso nei pieghi della loro vita. Quando esce questo libro, John Beck subisce un processo da parte di una commissione dell'università che lo vuole buttare fuori dall'università, perché lui, John Beck, è un professore e il professore non si può permettere di dire queste cose. Queste cose esistevano, ma davano fastidio ad una parte dell'establishment americano che non voleva parlare di queste cose. John Beck riesce a dimostrare a tutti i docenti dell'università, cioè i colleghi che gli facevano il processo, che lui aveva ragione. E quindi ne esce con le penne tutte a posto. Durerà poco, perché John Beck in una conferenza in Inghilterra viene piallato da un camioncino che gli passa sopra. Sì, sono quelle cose che ti lasciano un po' pensare, anche perché questo signore poi scompare dai piedi delle investigazioni, non si sa neanche di lui, non c'era nessuno quel giorno per la strada, però sono cose che fanno pensare. Nell'aspetto ufologico antico, cioè quello che risale dagli anni 50 agli anni 80, altri ufologi americani, professori dell'università che si erano interessati di questi problemi, avevano fatto una finaccia.
C'era uno che era stato trovato, per esempio, si era autoammazzato nel deserto, aveva preso la ragazzi sul posto della macchina e poi si era messo alla canna del tuo riscattamento e si era suicidato così nel deserto. Il giorno prima era tranquillo, il giorno dopo era un po' così. Non è che è cambiato molto, oggi c'è del donno che si impicca, te le immagini te un medico che si impicca, un medico si fa una cultura tutt'al più se si vuole ammazzare, ma un medico che si impicca la vedo dura, però le cose vanno così. Io anch'io, cioè nel tentativo di studiare queste cose e nel frattempo avevo una certa visibilità perché a quei tempi io facevo parte del Centro Ecologico Nazionale, ero entrato nel direttivo perché era il direttivo del Centro Ecologico Nazionale, che tecnicamente era l'organo che avrebbe dovuto studiare questi fenomeni, c'erano persone che non avevano quella cultura scientifica necessaria per fare questo lavoro, c'erano giornalisti, che poi in realtà erano pubblicisti, c'erano filosofi, c'erano storici, c'erano, sì, ma un chimico, un fisico, un biologo, dove sono? Non c'erano. Io ero il primo e quindi io mi ricordo la prima volta che andai a fare un convegno a Cesare Maderno, era un convegno internazionale, quindi avevano invitato anche dei relatori stranieri, americani, inglesi, così via. Io, poverino, non ero ancora laureato, ero a quarto o quinto anno dell'università e avevo presentato una relazioncina. La mia relazioncina non era durante la notte siamo andati sul monte e abbiamo visto 15 lucine passare. Perché questo, negli anni 70 erano queste, le skywatch si faceva, come dicevano gli americani, cioè si andava a vedere le cose strane che c'erano nel cielo. No, io presentai una comunicazione sull'applicazione della trasformata di Fourier nell'spettroscopia infrarossa e nella risonanza magnetica nucleare per analizzare le tracce sul terreno di oggetti che si erano appoggiati lì. Ah, gente, uscì di testa. Un altro mondo. Ecco, un altro mondo. A quel punto io chiaramente facevo parte del Centro Ecologico Nazionale e mi dettero l'incarico di seguire la parte tecnica e scientifica, e contento cominciai a cercare di mettere 2 più 2, che fa 4 sulla carta. E le cose vanno bene fino a che un bel giorno il presidente del Centro Ecologico Nazionale non mi chiama e mi dice: guarda, c'è un caso a Genova di un ragazzo che dice delle cose strane, di essere stato in campeggio e il giorno dopo si è svegliato e quando è tornato a casa l'hanno trovato con 3 cicatrici di 15 cm lunghe così sulla schiena. Lui racconta che 3 palle strane e luminose gli giravano attorno, non si ricorda niente. Vai a vedere di cosa si tratta. Bud Hopkins aveva già pubblicato i suoi libri, cioè aveva già fatto un film che si chiamava Intruder, non so se qualcuno l'avrà visto, una cosa allucinante. A quei tempi per me che non era ancora venuto fuori, ma era venuta fuori Capitale. Vado a Genova a parlare con questo ragazzo, scopro che questo ragazzo aveva fatto, in realtà aveva allora 27 anni, ma raccontava questo episodio che gli era successo a 16-17 anni sui monti di Genova, era in campeggio, chiaramente in campeggio cosa fa? Tutte le femmine da una parte, tutti i maschi dall'altra, nel verde, per non fare confusione. Campeggio, un campeggio cattolico, quindi bisogna la divide et impera, no? I divide sono fatti così. E lui era uscito dalla sua tenda per andare a vedere se riusciva a incontrarsi con la sua ipotetica ragazza che stava sul piano superiore, sul monte di Genova. E è andata a pioveva a diletto. Lui non lo racconta subito perché lui non si ricorda. Si ricorda cosa è successo. A un certo punto, questo è l'ultimo giorno del campeggio, torna a casa e nell'istante in cui torna a casa si fa la doccia, dice, perché dopo 15 giorni che eravamo lì
E la mamma lo vede, perché si parla voce, dice cosa c'è anche dalla schiena, e scopre queste tre cicatrici. Lo porta, lui, io veramente sono stato in capeggio, lo porta dal medico e il medico gli dice: caro Valerio, queste sono tre cicatrici con punti di sutura, quindi sei stato operato. Io operato, ma io veramente sono stato in capeggio. Lui non si ricorda assolutamente niente. Si decide, perché Valerio, a lui di questa cosa non gliene poteva fregare de meno. Quello che a lui interessava era aprire un'attività commerciale, che era un locale, un bar, e ha pensato che questa storia avrebbe dato importanza, reclam, alla sua attività commerciale, e tutti sarebbero andati da lui a pensare per guardarlo in faccia. Cioè, lui era suo amico, perché aveva un'amica più anziana di lui che lo socia in affari, diciamo così. E allora, cioè, io ti propongo di andare a vedere di come si fa, come fanno gli americani. Studiamo il problema, vediamo un po', troviamo un ipnologo bravo, su Genova, l'abbiamo trovato, il dottor Moretti. Moretti si era già interessato di un altro caso, che era il caso di un metronotte genovese che si chiamava Zanfretta. Io poi conoscerò anche questo Zanfretta, di cui io non mi sono però tecnicamente mai occupato, perché Zanfretta, c'era un gruppo ufologico allora a Genova che aveva trovato questo caso, ed era il suo caso, non lo voleva far parlare con nessuno, perché da un punto di vista egoico, questo è il mio caso, me lo studio io, te non ci parlare con lui, mi raccomando, non ci parlare con gli altri ufologi, siamo noi gli ufologi, gli altri sono curiosi, queste cose scopriremo essere veramente roba banale. Ecco, questa era la storia. Insomma, alla fine, dopo 2 anni e mezzo di ipnosi profonde, viene fuori un libro, L'ufo nella mente, e questo libro io l'ho scritto in un modo molto particolare, non doveva essere un libro, doveva essere una relazione segreta, interna, tecnica, per il consiglio direttivo del Centro Ufologico Nazionale. Non doveva essere altro, perché io mi rendo conto che nell'istante in cui mettiamo Valerio in ipnosi, per 2 anni e mezzo faremo ipnosi, non abbiamo fatto tanto, una decina, ma viene fuori di tutto. Cioè, Valerio ricordava delle cose che erano incredibili. Valerio ricordava, e poi vedremo qual è il contesto. Però una volta scritto nero su bianco, io lo porto al direttore del Centro Ufologico Nazionale, che è sempre stato e sempre sarà il dottor Pinotti, finto sociologo, finto ricercatore aerospaziale, finto futurologo, c'è scritto su Wikipedia tutto quanto, quindi, però lui si spacciava per tutte queste cose, finto giornalista, però comunque ha laureato, diceva, in filosofia. Però era stato storicamente il personaggio chiave in Italia, storicamente, che aveva portato, almeno sul territorio italiano, con alcuni libri che aveva pubblicato, ha portato a conoscenza di tutti che c'era un fenomeno. Ci sono i dischi volanti. Non si parla di alieni, si parla di dischi volanti, guardate che sono cose completamente diverse. Porto questo malloppo all'interno del direttivo, do una copia a tutti i consiglieri direttivi, mi sembra fossero 5 allora, o 5 o 7, sì, perché doveva essere il numero di spazio, perché con le votazioni se no si finiva male. E il dottor Pinotti dice: ah, eccezionale, questo lo facciamo un libro, te lo do subito alla Rizzoli e se vuoi te lo faccio pubblicare. E io dico: sarà meglio che lo leggi bene questo, perché ci sono delle cose che potrebbero non essere in accordo con quelle che sono le direttive dei servizi segreti, che a volte ci contattavano e ci dicevano: questo non lo dite, su
succederà così. Poi c'erano le problematiche precise dietro il perché non lo dite, ma io facevo il mio lavoro, io ero quello che faceva la parte tecnica e scientifica, non era quello che si interessava dell'interfaccia politica con gli organi di Stato, c'erano altre persone che facevano questo. Sì, sì, facciamo, io ti faccio la prefazione. Fanno sta cosa. E esce questo libro. Nell'istante in cui esce questo libro viene letto dalla gente. A Rizzoli ne ha venduto 35.000 copie. E io ho cominciato a ricevere una marea di telefonate, di lettere, di cose, che dicevano: anche a me è successo questo, quello che c'è scritto nel libro, il dottor Valerio, anch'io. Cioè, quello che è successo è un problema gigantesco, che ovviamente il direttore del Centro Oncologico Nazionale, evidentemente, essendo poco lungimirante, non aveva compreso. Ma io gliel'avevo detto, guardate che le cose, cioè, non si può di tutto così, oppure si può. Ora infatti lo dico, me ne strafotto, ma allora io ero un bravo soldatino, facevo parte del Centro Oncologico Nazionale, uno mi dava gli ordini e io ubbidivo. Certo, nella vita si cambia. E qualcuno se ne è pentito del mio cambiamento, ovviamente, no? Però poi ti stuzzicano e poi viene fuori la verbatura tua, che poi ti rompi le palle e dici le cose che stanno. Quello che succede è che c'è in quell'istante succede un'altra cosa, in quell'istante succede politicamente un'altra cosa, a Roma noi avevamo una serie di testate giornalistiche che si interessavano della problematica ufologica. A Monteverde c'era a Roma la sede dei giornali, dei giornali che avevamo, allora erano diretti da Maurizio Baiacca, giornalista che con grande esperienza è stato in America, aveva lavorato per la RCA, credo, musica, che per qualche suo motivo a un certo punto aveva deciso che si doveva interessare di uno, che poi scopriremo perché. Perché lì non è che ce l'ha detto subito, che lui era nel problema dell'adduzione, non ce l'aveva detto, ma è chiaro che ognuno cerca inconsapevolmente sugli altri di risolvere i propri problemi con se stessa. Quindi se c'è qualche psichiatra, qualche psicologo, io dico che i psichiatri non avrebbero clienti se non fossero sani di mente. Cioè lo psichiatra rivede nei suoi pazienti le sue patologie, ma non le riconosce a livello consapevole. Quindi uno psichiatra che conosce esattamente quello che sta facendo non dovrebbe avere clienti, perché non si specchia con nessun malato, visto che non ne ha bisogno. Il psichiatra si incazza molto. Però non vale solo per gli psichiatri, vale anche per gli insegnanti. Cioè alla fine noi ci troviamo sempre allievi che hanno qualcosa di noi che noi non siamo riusciti a conoscere e a riconoscere bene. Questa cosa qui, che può sembrare avulsa dal problema delle attenzioni che sto dicendo ora, sarà in realtà il risultato di circa 30 anni che poi ho fatto su questo fenomeno. Perché studiare gli UFO, che cosa voleva dire alla fine? Voleva dire: non possiamo studiare gli alieni se non abbiamo capito chi siamo noi, e quindi abbiamo dovuto fare un passo indietro. Succede un problema, perché quel giorno il generale Marcelletti, generale dell'aeronautica in pensione, diventato presidente del Centro Oncologico Nazionale, grande amico del capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, che aveva messo Marcelletti lì dentro per controllare cosa faceva il Centro Oncologico Nazionale, il generale Marcelletti esce per strada col bastone da una parte e col cane dall'altra e lo porta a fare. A un certo punto, verso le 9:30 di mattina, si sente chiamare: generale, si volta, scusi, le devo fare una domanda, si avvicina un giovane.
e gli dice: senta, quello che voi avete deciso ieri nella riunione del Centro Ufologico Nazionale a noi non ci va bene, non vogliamo che lei partecipi alla fondazione di questa nuova testata giornalistica, che poi sarebbe stata distribuita a tutti i deputati del Parlamento, quindi è bene che lei si dissoci da questo. E lui col cane e i bastoni lo guarda: generale dell'Aeronautica, io sono un generale dell'Aeronautica, faccio quello che voglio. Il signore tranquillo dice: sì, siamo sicuri che lei farà quello che vorrà, però le vorremmo suggerire che, insomma, la sua nipotina di 2 anni e mezzo credo che non la penserebbe nello stesso modo. Il generale rimane con la mascella, perché poi era anche uno che se la faceva sotto. Questo signore si gira, entra in una macchina, non al posto di guida dove c'era un altro. La macchina parte, lui vede che la targa è israeliana, corpo diplomatico, e se ne va. Da quel momento in poi succede un casino della Madonna. Quelle erano le cose che stavano succedendo, no? Che sui giornali non vengono mai detto, c'erano solo le cose che stavano succedendo. E allora a quel punto si scopre che qualcuno all'interno del Centro Ufologico Nazionale, all'interno quindi della nostra associazione, gradiva poco che certe cose venissero dette in televisione. E noi capiamo che questo qualcuno era il dottor Roberto Pinotti. Come? Lo stesso direttore del Centro Ufologico Nazionale che dice queste cose. Non sapevamo più. E io alla fine, una volta che, perché sono molto lento nel capire le cose, però quando l'ho capito dopo non le dimentico più, a quel punto, attraverso una serie di vicissitudini storiche, io esco dal Centro Ufologico Nazionale, perché non potevo avere a che fare sempre con, mi rendo conto che in quel gruppo c'erano solo persone che avevano passi, diciamo così, del Vaticano, dell'Opus Dei, quelli che erano legati ai servizi segreti americani, quelli che erano legati al secondo reparto dell'aeronautica militare che in Italia si interessava dei fenomeni ufologici. Io dico, qui non ci voglio più avere niente a che fare. In quell'istante divento cattivo. E quindi lo stesso signore che gli aveva fatto la prefazione al libro che lui aveva voluto pubblicare, lo stesso signore dirà che sì, ha fatto la prefazione al libro, ma non l'ha letta, non ha letto il libro, se lo distacca, perché nel libro ci sono scritte tutte cazzate. Io non ho problemi, me ne vado al Centro Ufologico Nazionale e lì comincio la mia ricerca, che questa volta sarà una ricerca libera, non avendo più qualcuno che ti diceva cosa dovevi fare, cosa dovevi dire e cosa non dovevi dire, ora posso dire quello che mi pare, lo sai che succede, e comincio a fare quello che prima facevo all'interno del centro, cioè avevo preparato 2-3 gruppi di ipnologi americani, italiani, dottori, quindi non che il dottore è esperto di ipnosi, ma il dottore per l'opinione pubblica è uno che può fare l'ipnosi, non è vero, però l'opinione pubblica. E allora io faccio il chimico, non puoi fare l'ipnosi, fai il chimico, no? E allora avevo dato a questi gruppi, uno a Napoli, mi ricordo uno nel nord Italia, uno a Roma, mandavo questi soggetti che venivano da, perché io avevo scritto il libro, quindi tutti si riferivano a me. Io dicevo: guarda, io l'ipnosi non le posso fare, vai te dove stai? Lì, allora vai su Roma, c'è, su Roma c'è il dottor Sferrazza che fa questo, poi c'è questo. Vai a Genova, c'è Moretti, vai a Milano, c'è la dottoressa, non mi ricordo più neanche come si chiama, perché è un nome che ho cancellato proprio dalla mente, volutamente. E quello che veniva fuori era una statistica incredibile. Ora che io non ero più all'interno del Centro Ufologico Nazionale, a un certo punto ho detto: sapete come, cosa si fa? Mi sono rotto le palle. Io ho fatto 2 anni e mezzo di esperienza di ipnosi con il dottor Moretti a Genova, un anno e mezzo a Roma con il dottor Sferrazza. Sai cosa si fa?
le faccio io le ipnosi. Mi ero letto tutti i lavori di Erickson, tutti, dall'inizio alla fine, DuPal, 500 pagine di lavori pubblicati, e avevo cercato di capire esattamente l'aspetto dell'ipnosi, come funzionava. Quindi avevo adottato il metodo sperimentale che può fare un chimico su tutta una serie di osservazioni che un ipnologo, proprio perché è ipnologo, non può fare. Ci accorgeremo poi che l'ipnosi profonda è qualcosa di estremamente legato alla fisica quantistica. Ma un ipnologo non ce l'ha la cultura, io l'avevo studiata la quantistica, l'ipnologo no. Un ipnologo che di solito è uno psichiatra, nella migliore delle situazioni, delle ipotesi. Quindi avevo dei prerequisiti in più per poter affondare le radici culturali di questa cosa, di questo strumento, perché tutti dicevano no, te hai fatto l'ipnosi non è valida, non serve a niente, la gente si inventa tutto. No, l'ipnosi di Giucas Casella è così, cioè di quel tizio, ora voi siete giovani, manco lo ricordate, ma c'era un signore che in televisione faceva le cose, era un'ipnosi veramente profonda. Se ne potremmo parlare, però in una sede così diversa, in un momento diverso, cosa, come funziona l'ipnosi, dove, quali sono i tassi da toccare per fare questa cosa. Molto rapidamente, anche io mi faccio il mio due, tre gruppi di persone che in Italia studiano con me questo tema. Nel giro di un anno, due anni, raccogliamo più di 300 persone che mettiamo in uno stato ipnotico profondo e lì vengono fuori delle cose. Quindi lavoravamo a quel tempo con tre gruppi, c'ero io a Pisa, c'erano altri due, uno a Torino e un altro tra l'età di Vicenza, che erano i miei collaboratori, allora si diceva così, i miei collaboratori. Sì, c'è una parentesi. Perché noi ci scambiavamo le figurine ogni settimana. A te cosa ti è successo? Tuoi cosa ti hanno detto? E ognuno raccontava le stesse cose. Quindi non ero io che comunque potevo influenzare il soggetto che avrebbe raccontato delle cose. Perché anche agli altri due gli succedevano le stesse cose. Esperti di programmazione neurolinguistica, esperti di ipnosi, esperti di grafologia. La parte grafologica è molto importante perché te come lo riconosci in altro? Ecco, nel caso della scrittura l'addotto ha delle costellazioni che si riproducono, perché come scrivi c'è il tuo carattere dentro. Il movimento della mano è un movimento che è dettato in parte dalla parte inconscia, cioè l'addotto non si ricorda niente, non si ricorda di essere stato prelevato dall'alieno, ma il suo inconscio lo sa perfettamente. E quindi nel movimento inconscio della mano c'è scritto, guarda che se te scrivi così vuol dire che hai una problematica di quel tipo. Io che cosa avevo fatto? Mi ero consultato con i grafologi dell'Università di Urbino e di Roma, dove c'è un corso triennale all'interno dell'università di grafologia. Quindi non si parla di novella 2000, si parla di cose serie, perché io facevo quelle cose lì, venivo dalla sperimentazione dei laboratori di chimica. Università a 670 anni, Pisa, non è come Oxford che ce n'ha 140, 150, che gli inglesi credono di essere loro i detentori della cultura. Non è così. I detentori della cultura in questa era geologica e storica è il Mediterraneo, e nel contesto del Mediterraneo la cultura è in Italia. Questo è il motivo del perché gli americani che sono su questo territorio vogliono distruggere la nostra cultura, e ci riescono benissimo attraverso la Patriot Society, che è collegata agli americani ma che è anche collegata ai nostri governanti, che fanno di tutto per distruggere la scuola. Una delle cose più importanti è l'idea fondamentale che il Movimento 5 Stelle ha ripreso di togliere lo studio della storia nei programmi culturali dei ragazzi degli elementari, delle medie e delle superiori. Beh, qualcuno
si ricorderà che era lo stesso programma che aveva fatto Licio Gelli. E allora qualcuno dice, ma guarda che strano, Licio Gelli che era legata alla P2, la P2 che è legata alla loggia massonica di Livorno, che è la loggia massonica, sembra, dicono gli esperti, segreta, che si chiama Franklin, perché hanno insegnato a me, io non lo sapevo, Franklin parafulmine, e quindi è una loggia segreta, che prendeva gli ordini direttamente dalla CIA per poter fare in modo che poi Licio Gelli in Italia, con i suoi contatti, contattasse i vari politici che erano sottoposti a lui e loro ubbidissero. Quindi noi dobbiamo rimanere stupidi. Un modo per rimanere stupidi è non studiare più la storia, perché se te ti ricordi che qualche tempo fa c'era il fascismo, fai 2+2 e dici, ma allora oggi che succede? Non te lo devi ricordare. E invece noi avevamo bisogno di capire. E in quell'istante venivano fuori i ricordi. Cioè, ho preso la lontana, ma arriverò a questa tipologia di ricordo per vedere che cosa c'è dietro. Però ho dovuto allocare tutta questa storia in un contesto storico sul territorio nazionale preciso. A un certo punto succede qualcosa. Innanzitutto io perdo i miei due collaboratori, li perdo molto rapidamente, perché loro impazziscono, vanno in manicomio. Che strano, ma con una metodologia, una serie di fenomenologie strane. Cioè, parlo con uno di questi e gli dico, ah va bene, ora è luglio, facciamo un mese di vacanza, te ti prendi le tue vacanze, io mi prendo le mie, a settembre ci rivediamo e ripartiamo con tutte le ricerche. Nel frattempo io avevo scritto un libro che si intitolava Alieni e Demoni. Perché dal contesto di quello che poi noi avevamo visto, gli alieni non erano così buoni come io avevo pensato nella visione aulica con il quale siamo partiti questa mattina. Ma c'era una serie di problematiche sotto che venivano fuori dai racconti, che poi mi dicono quali sono i racconti. E quello che era successo era che io ero stato costretto a pubblicare questo lavoro che oggi, proprio 3 giorni fa, è stato ripubblicato e che ora nella nuova edizione ha più di 700 pagine, quindi se uno se lo legge vuol dire che si può dare le martellate sulle palle, posso segnalare che è un testo veramente pesante. Però è fondamentale ancora ora come ai tempi in cui lo pubblicai, perché sono passati 12 anni, perché ancora la gente non ha capito che il vero problema dell'umanità è quello, non è se governa la Meloni o se governa Draghi, è oltre quel problema. Ma poi ci arriviamo, tanto abbiamo tempo. E ero stato costretto a pubblicare questo libro perché avrei voluto attendere ancora di più, probabilmente avrei avuto 1000 pagine. Ma sono stato costretto a farlo. Per quale motivo? Perché essendo uscito dal Centro Ecologico Nazionale, essendo stato dichiarato da chi era all'interno del Centro Ecologico Nazionale cattivo, succede che un giorno mi tagliano il volante della macchina. Però io non è che ero sull'autostrada, stavo costeggiando. Quindi sapete come si fa? Ti appoggi al volante, guardi indietro e trum! Era, non so se avete mai smontato un volante, io non l'avevo mai smontato, lì mi si è smontato da solo. Ho capito che c'è una piastra di acciaio dove in mezzo c'è una cosa che si chiama mille righe, dove te incastri questa cosa, il pignone, che è l'albero che gira le ruote, no? Ecco, questa cosa qui era stata con un laser tagliata tutta e un puntino solo era rimasto attaccato lì, e questo puntino prima o poi si sarebbe rotto. Per fortuna mia e sfortuna di qualcuno, si è rotto nel momento sbagliato. E allora io ho
perché quello mi ha salvato la vita, perché io ho detto guardate che se mi succede qualcos'altro io ne pubblico un altro di libro, dopo qualcuno da morto ci sono 5 avvocati nel mondo che pubblicheranno quest'altro libro e dopo sono cazzi per tutti. Io sono crepato, ma chi rimane in vita se la passa male. Da quel momento non è più preso neanche la freddo. Questo era quello che succedeva. Vedete come si fa la ricerca? La ricerca non è sempre banale. Dice che ha ottenuto dei risultati, non hai ottenuto. Dietro c'è questa roba qua. Chiaramente questo libro, che ha dei contenuti precisi, sconvolge l'Italia. La sconvolge totalmente, perché gli italiani si trovano di fronte a qualcosa di cui non avevano mai sentito parlare. I miei due collaboratori impazziscono perché non erano in grado di sopportare la pressione psicologica delle ipnosi. Perché in ipnosi succedevano delle cose che te tornavi a casa alla tua e dicevi io le cose che ho sentito non le posso raccontare a nessuno. Cioè uscivi di testa. E loro vengono ricoverati in ospedale, non ne sono più usciti. Non ne sono più usciti, perché poi si scoprirà che hanno fatto un errore procedurale, l'errore che io avevo detto. Ma io lì mi sono anche chiesto, ma perché a me non è successo niente? Cioè, sì, e sono sempre stato un po' strano, si vede, ma non è che sono peggiorato tanto da essere andato in manicomio. Sono così, si vede. Che cos'è che mi fa sembrare strano? Parliamone a livello di programmazione neurolinguistica. Il fatto che io quando parlo uso un linguaggio che è un linguaggio non politically correct, cioè me ne frego, uso tutto quello che c'è scritto sul vocabolario e quando io dico buongiorno vuol dire buongiorno, non vuol dire un'altra cosa. Sai, oggi te parli con un linguaggio formale, un linguaggio che non serve a dire quello che pensi, serve ad aggirare l'ostacolo, no? Cioè, per esempio, incontri il direttore del dipartimento e dici buongiorno professore, e fai così. Cosa vuol dire? Vaffanculo, pezzo di merda. L'altro lo sa perfettamente e ti risponde sì, ciao. Io uso un linguaggio reale, al di fuori di queste regole, di un linguaggio finto, che non ha più nessun significato di essere utilizzato. E quindi c'è qualcosa quando te mi senti parlare e dici, ma che strano, ma perché? Come non smussa le cose, le dice così come sono, porca miseria, questo dà fastidio, perché la gente non è abituata a questo vero linguaggio, che è il linguaggio della comprensione. Se te ti vuoi far capire a uno, ti devi far capire, quindi devi usare il linguaggio vero, che usa parenti di linguaggio. Quindi, nella problematica adduttiva noi ci rendevamo conto che in ipnosi succedevano delle cose strane. Prendete il soggetto, lo mettete in uno stato ipnotico profondo, non vi dirò nulla di tecnico sull'ipnosi, perché questo magari una prossima volta se ne abbiamo voglia lo facciamo, perché può essere anche divertente questa cosa, perché l'ipnosi è uno strumento fondamentale per comprendere noi stessi. Lo mettete in uno stato ipnotico, il soggetto mi ha portato a vedere un'immagine ferma nella sua testa, che era una cartolina tre dimensioni di quello che noi volevamo che lui ricordasse. All'inizio si studiava il fenomeno e si diceva ti hai qualche fenomeno di strano, qualche sogno, qualcosa? Sì, si prendeva spunto da quello che lui aveva raccontato e gli facevamo ricordare quella cosa che lui credeva fosse un sogno. Nell'istante in cui io mi accorgo da esterno che quello che sta raccontando lui crede che sia un sogno, ma si vede chiaramente che non lo è, perché lui si muove in modo sbagliato e il movimento del corpo rappresenta inconsapevolmente il tuo inconscio,
Quindi non puoi dire ho sognato che mi si è aperto il muro ed è entrato uno strano essere che sembra un serpente in piedi, con le gambe, con le braccia. Perché io avrei potuto raccontarlo sempre nello stesso modo guardando dall'altra parte. No? L'ho guardato alzando gli occhi e girandoli verso l'alto, a sinistra. In quell'istante l'inconscio del soggetto mi dice: io sto guardando nel mio passato. Quindi non è un qualcosa che riguarda il mai visto, il mai vissuto, l'inventato, no? È qualcosa che riguarda il tuo passato, quindi non è un sogno. Allora io facevo finta di nulla, portavamo il soggetto in ipnosi, poi gli appositi tutti e poi gli facevo vedere quella scena in quel sogno. Questo è un sistema che si può usare anche con gli studenti. Vai alla lavagna, studente, mi parli del benzene. Cosa fa lo studente? Prende il gesso e guarda dall'altra parte. Non ha neanche letto il gesso. 24 secondi. Pensavo 40 minuti. Solo perché lo studente si deve rendere conto che non sa niente. Perché te ne rendi conto in 2 secondi. Ecco, questo per dire. Ma queste tecniche sono importanti. Sarebbero importanti anche implementate nei docenti universitari, i quali in realtà pensano oggi che l'insegnamento sia una stupidaggine, sia una perdita di tempo. Invece l'insegnamento è una cosa fondamentale, è il passaggio delle informazioni da me a te. E bisogna saperlo fare questo passaggio di informazioni, perché se no, se te parli male, quell'altro non capisce. E la colpa di chi è? Di te, che non sei, probabilmente parli male perché non l'hai neanche studiata bene. L'hai studiata ma non l'hai capita e si ritorna al punto di partenza. Quindi tutte queste tecniche che servivano per parlare alle persone, per farti capire dall'altro, io le avevo ributtate tutte, dopo 40 anni di esperienza all'università, le avevo ributtate tutte nello studio dell'ipnosi e della programmazione neurolinguistica, che è quella scienza moderna che insegna a guardare le persone e a seconda di come si muovono, capire cosa pensano. Ed è per questo che non vado più a votare da 40 anni. Perché l'unico che non si muoveva era Giulio Andreotti, lo sapeva perfettamente che si sarebbe mosso, si sarebbe sputtanato. Sì, ti vengo in mente a il soggetto in quell'istante entrava in quello che era stato il suo passato, portando con sé il suo presente, e viveva la situazione. Quindi ti parla al presente. Che sta succedendo? Sono a letto e il muro si è acceso, oppure l'armadio. Dall'armadio è uscita una cosa. Che cos'è quella cosa? Ma non lo so, guarda bene, non mi presento, soggetto che tiene gli occhi chiusi, si vede il movimento dei muri oculari mentre è in ipnosi che guarda a destra, a sinistra, perché sta seguendo la scena, come se fosse lì. Guarda, che cos'è? È un signore. Ah sì, è un signore? Com'è questo signore? È piccolo. Ah, piccolo come? Sarà 1,20 m. Com'è vestito? Non è vestito. Ma no? Di che colore è la pelle? È nera. Guardami le mani. Come sono fatte le mani? C'ha 3 dita, ma una lunga, come lunga. E che cosa vuole da te? Non lo so cosa vuole da te. Però mi dice che devo andare con lui. E io con lui non ci voglio andare. E lui che cosa? E ora cosa succede? Classica domanda. E ora cosa succede? Non vuol dire, è una domanda neutra, a me neanche una domanda. Lasci che lui racconti. Perché se no qualcuno ti dice, vedi, lui si è inventato le cose. E ora cosa succede? Io vado con lui, ma se non ci voglio andare, però vado con lui. Nel muro, entro nel muro. E di là dal muro cosa c'è? C'è un altro posto. E come è fatto? Di solito c'è la descrizione di una stanza che sovente è rotonda. Al centro di questa stanza c'è una specie di lettino metallico posto in alto.
Quindi è un etilo metallico che non è qui, come i nostri, è qua, alto. È alto perché chi ci gira intorno è alto e quindi ha bisogno, noi abbiamo questa altezza qui, una scrivania, questa. Ma se io sono alto 2,40 m, la scrivania è alta qua. E lì tutti raccontavano dell'unico piede che teneva sto rettino, un piede fatto così, svasato, come qualche poltrona del dentista, così. E te ti trovavi lì, a un certo punto, su questo. Come sei vestito? Non c'ho il pigiama, non... Sapete quante persone si ritrovavano senza pigiama la mattina? Si ritrovavano col pigiama alla rovescia? Si trovavano col pigiama piegato sotto il termosifone? Si trovavano senza pigiama e il pigiama non c'era più. C'era una ragazza che la mamma era disperata perché gli aveva comprato un sacco di pigiami. Lei andava a letto col pigiama, tornava nuda e il pigiama non c'era più. Incredibile, non trovava più e la mamma non sapeva come fare. E... sì, perché l'aiello fa questi piccoli stesa o steso su questi lettini, ecco che succedeva qualcosa di strano. Arrivavano le messe che erano sempre più alte, venivano e facevano qualcosa su di te che non si riusciva a capire. All'inizio la cosa sembrava puramente meccanica, te non ti potevi muovere, loro ti parlavano nella testa perché la dottoripnosi diceva loro parlano ma non muovono la bocca quando parlano. E che cosa ti dicono? Stai calmo, non ti preoccupare, non ti facciamo nulla, più calmo stai, meglio è, perché poi torni subito a casa. E questo qui a volte stava calmo, ma a volte si impressionava, perché succedevano delle cose cui lui chiaramente aveva cancellato il ricordo, perché ricordarsi quelle cose lì è tremendo. Scene di vario genere, ma tutte sempre molto uguali. Gli alieni che venivano visti, cioè questi esseri strani, avevano tutti raccontati da 30 persone, tutti la stessa tipologia, e di alieni non ce n'era una tipologia sola, ma ce ne sono diverse, poi vediamo. Venivano, ti facevano qualcosa. A volte scendeva una specie di lampadario dal soffitto e una specie di bisturi luminoso ti entrava dentro l'occhio destro e ti forava l'occhio, che pensa che sei lì, che non ci puoi fare niente, che te la fai sotto, ti forava l'occhio. E infatti se te fai, prendevi poi il soggetto e lo portavi dall'oculista, in fondo c'è un punto dell'occhio che è una parte in cui non si vede niente, perché è l'innesco del sistema oculare con il nervo ottico. Lì c'era una sottilissima cicatrice. Si scoprì più tardi che questa cosa serviva a una cosa precisa. Viene usato il nervo ottico come se fosse una fibra ottica per parlare, cioè per emettere informazioni con quella cosa che sta dall'altra parte del cervello, cioè nel lobo sinistro del cervello. Cioè è un sistema comunicativo in qualche modo. Te sei terrorizzato, sei lì, non sai cosa fare. Altrimenti eri steso su una specie di poltrona del dentista, perché questo letto qua si poteva anche muovere e diventava una specie di poltrona del dentista, oppure una poltrona gestatoria durante i parti. E lì succedeva un'altra cosa, per esempio, l'addotto ha sempre difficoltà a deglutire, soprattutto nei momenti di stress, non riesce più a deglutire. Ha questa difficoltà, per quale motivo? Perché si è creata un'ancora, sostanzialmente, da quel momento lì in cui succede qualcosa alla tua bocca, e la forte tensione che lui subisce. Quindi nell'istante in cui nella tua vita tu subisci ancora una forte tensione, per il sistema pavloviano ti si aggancia quell'emozione di cui te non ricordi con l'istante in cui tu non potevi deglutire perché hai una forte emozione. E in quel contesto non riesci a deglutire. Cosa succedeva? Si vedeva che arrivava questo alienotto piuttosto alto,
biondo, 2,40 m, non è biondo, in realtà è ramato di capelli, con la pelle un po' raggrinzita, rugosa, color carota. Sembra un po' lampadato, diremmo noi, con le pupille, con gli occhi degli altri, con le pupille verticali, accompagnato sempre da una pelina che sta però sempre 40 cm dietro. Allora noi cerchiamo di capire perché la pelina sta lì. Poi si scoprirà che questa è una razza totalmente maschilista e quindi sostanzialmente la femmina di cui il maschio fa uso, però conta meno. Nella società non deve contare, chi conta è il maschile. Alieno che scrive come gli arabi, pensate, non da sinistra verso destra, ma destra verso sinistra. Questo ha un significato preciso. Perché se noi possiamo applicare la programmazione neurolinguistica anche all'alieno, questo vuol dire una cosa precisa. Perché noi scriviamo in questo modo? Perché i cinesi scrivono dall'alto verso il basso? No? Perché c'è un signore che si chiama Pulver che nel 1921 si è inventato la croce degli spazi di Pulver. Prendi un foglio A4 e fai disegnare a un bambino una cosa qualsiasi. Il bambino usa lo spazio grafico in un certo modo, disegna qualcosa a destra, disegna qualcosa al centro, a sinistra, e da lì Pulver comprendeva qual era la indole inconscia nascosta, perché il passato sta di qua, il futuro sta di qua, l'alto, il bello, il meraviglioso sta in alto, nel basso c'è il cattivo. Che bella giornata oggi! Porca puttana, e noi ci muoviamo in questo stesso modo, come se fossimo le prime giornate. Quando diciamo l'anno scorso, ma in futuro io farò, ecco, questo è il movimento del corpo semplicemente su un piano, la croce di Pulver. Quindi, il fatto che il femminile stesse dietro aveva un significato, no? E noi cercheremo di studiare queste cose dai racconti che hanno operato tutti uguali. A un certo punto, in questo contesto, l'alieno faceva un'operazione chirurgica dentaria all'arco palatale destro. Qui sopra c'è un buco, c'è uno spazio vuoto. Un foro, veniva introdotto un microchip qui in alto, che si può vedere attraverso una panoramica, è una roba di 2,5 mm, quindi se non stai attento non la vedi. E qui però, dopo c'era da disinfettare il cavo orale e veniva fatta ingoiare al soggetto una specie di pappetta fresca, fredda, ed è fredda perché c'è un solvente che evapora rapidamente, come fosse l'etere etilico, il cloroformio, per cui ti dà un'impressione di freddo, perché nel passaggio tra il liquido e il gas si deve acquisire energia, l'energia acquisita la prende dall'ambiente e quindi si fredda la pappetta, funziona così. Con lo zippo, sai quelle cosine che servono per accendere le sigarette, eccetera, eccetera? Se te la apri senza accendere la fiamma, ti si fredda in mano così. È questa cosa lì. E questa roba veniva che aveva la consistenza di un uovo sodo. Ce l'avete presente, senza il guscio. Questa consistenza qui veniva ingoiata, fatta ingoiare glom al soggetto che la ingoiava in difficoltà. In quell'istante quindi la paura di ciò che stava accadendo si agganciava in automatico alla sensazione fisica di questo uovo sodo ingoiato. Tutte le volte che c'era paura, ecco che il soggetto si riagganciava alla sensazione della paura subita in quell'ambiente, che noi non ricordavamo. Questi tipi di fobie sono fobie che si curano in questo modo. Perché il cervello è un pezzo di carne, non è che ha coscienza e consapevolezza di sé. Il cervello, quando ha paura per qualcosa che lui non si ricorda. Facciamo un esempio. C'era una signora a Lucca, a Massa Carrara, che abitava al quinto piano. Tutte le volte che gli si fermava l'autobus sotto casa e metteva in folle la marcia, i vetri vibravano così,
E siccome l'altro risponde fino a fa tutto un casino di rumore, questa è la donna, la donna sentiva questo rumore dei ventri che vibravano e andava in panico totale. In una ipnosi profonda si comprende perché. Perché lei accoppia questo rumore a un altro rumore simile, il rumore del respiro dell'alieno, che questa volta era una specie di serpentone alto 2,40 m, un anfibio con le gambone tozze e una coda su cui lui si appoggia quando è fermo dietro, come se fosse un treppiede, quindi è un bestione della mano. E questo bestione, quando respira, fa il seguente rumore. La donna si cagava sotto l'eterno, perché non ricordando quello che era successo, però si ricordava il rumore. Il rumore era simile a quello dell'autobus che in folle metteva 5 piani sotto la marcia. In ipnosi, facendo comprendere al soggetto che i due rumori sono diversi, in quell'istante il soggetto esce dalla problematica e non avrà mai più crisi di terrore quando gli succederà la prossima volta che si ferma l'autobus sotto casa sua. Quindi è facile poi recuperare, guarire, tra virgolette, soggetti che hanno questa problematica. Pensate come funziona. Cioè, te non sai di essere avvolto, ti porti dietro tutta la patologia della paura nella vita quotidiana di tutti i giorni. E a caso fai delle cose che non hanno senso. Ma il senso ce l'hanno solo se tu ricordi, recuperi il ricordo. Bene. Cosa succedeva? Ma queste erano banalità. Poi c'era il piccoletto che si avvicinava. Il piccoletto, e c'era una strana pistola in mano. La pistola te la puntava nella narice, destra se è destro, sinistro se è uccido, e sparava qualcosa che ti rompeva lo sfenoide e questo proiettile si incastrava più o meno di fronte alla pineale. Tante volte una delle domande che si facevano a questi soggetti adulti era: hai mai perso sangue dal naso? Perché si era rotto lo sfenoide, te ti facevi una visita all'ottorino con la rinvoiata e lui ti diceva: signora, ma lei c'ha lo sfenoide rotto. Lo sfenoide è quella parte di osso che non permette al cervello di essere, quando ti soffi il naso, uscirebbe il cervello. No, per fortuna non è così. Un piccolo forellino, 2,5 mm, te ti facevi la lastra e il risultato finale era: signora, lei ha un tumore alla pineale. Un tumore che lei ha sempre avuto, non cresce, sta lì, non fa niente. E allora non era un tumore. Che cosa cavolo era? Era sto pallino che veniva introdotto ed era un microchip. Di fronte alla ghiandola pineale. La ghiandola pineale ha diversi, serve a fare diverse cose. Una delle cose che serve a fare è la trasformazione della serotonina in melatonina attraverso una cosa che si chiama serotonina di acetilasi. La melatonina è una specie di droga che noi ci facciamo da soli, no? E che serve per il ciclo circadiano. Il giorno, la notte, se te non riesci a dormire devi prendere le pasticche di melatonina a una certa ora perché la tua ghiandola pineale non le fa più. Noi il ciclo circadiano lo capiamo perché siamo esseri umani, chiudiamo gli occhi, è buio, apriamo gli occhi, è giorno. La rana fa in un altro modo, perché il cervello della rana è semitrasparente e quando c'è buio fuori, lui è come se sapesse che la rana avesse chiuso gli occhi e pensa che deve dormire. Bene, le cose sono diverse per l'essere umano. L'essere umano ha questo problema. La melatonina è una molecola molto simile alla N-dimetiltrittamina, cioè un allucinogeno sostanzialmente. E probabilmente in cascata impulsi elettrici e magnetici di questo aggeggino fanno in modo che la pineale produca delle sostanze particolari per cui l'addotto non capisce più dov'è. Che cosa sta succedendo né nello spazio né nel tempo.
A un certo punto, di solito, quello che succede è che lui sente un forte rumore all'orecchio destro, come se fosse uno di quei vecchi fax che si usavano una volta, sapete che facevano così, e il soggetto non capisce più niente. Si risveglia dopo due ore e non sa perché è un camionista, ha lasciato il camion a Trieste e si trova sulle montagne di dopo due ore e mezzo, uno che cammina per la strada senza sapere dov'è, lo prende una pattuglia della polizia e dice: ma che cosa ci fai? Ma veramente io non lo so, il camion era rimasto a Trieste. Noi ci avevamo gli adotti che entravano in autostrada, a un certo punto perdevano il controllo della macchina e si trovavano fuori dall'autostrada, ma fuori senza aver pagato, ancora con il biglietto in mano. Cioè, il casello non l'hanno passato normalmente, oppure si trovavano con i fari della macchina, che era notte, fulminati. I fari smontati mostravano, il faro di un'automobile è fatto così, ci sono tre filamenti, cioè un filamento qui e un filamento qui, abbaglianti e anabbaglianti. Uno di questi filamenti era piegato in alto, il nord, il polo nord si era staccato. Di qua era come se un campo magnetico forte lo avesse alzato, tum, così. Questo era quello che succedeva. Ma è questa della lezione, è la parte più banale. Nel femminile, e il femminile ce l'ha ancora di peggio, perché anche nel maschile, ogni tanto l'alieno ti prendeva e aggeggiava sui tuoi organi genitali e non si capiva cosa faceva. Tanto è vero che il femminile, la femmina adulta, non si ricordava questa cosa, ma si ricordava che in qualche momento della sua vita era stata bloccata, non si poteva muovere contro la sua volontà e qualcuno aveva aggeggiato con i suoi genitali. La ragazza credeva sempre di aver avuto una violenza sessuale di cui non si ricordava. Andava dallo psicologo e lo psicologo diceva: vedi, hai avuto una violenza sessuale, perché, cioè, mi ricordo una manager del nord Italia, ragazzo nato, 27-28 anni, che lavorava all'ufficio del come si chiama, quello che fa il traffico dei turisti, quelle cose, un'agenzia turistica, e che mi racconta, io ero andato lì per fare una conferenza che riguardava queste problematiche, perché una organizzatrice sente questa conferenza e poi, come al solito, comincia a raccontarmi una storia che non c'entra niente. Io una macchina, a proposito di violenza sessuale, io perché ho subito una violenza sessuale, ma con l'ipnosi si può guarire? E così succede, perché parlavo anche dell'ipnosi, sì, allora come si può fare? Perché mi racconta, io ho avuto questo problema, questa violenza sessuale, non mi ricordo, mi ricordo che ero in Italia e a un certo punto si è avvicinato un signore e io però non mi ricordo. Sono tornata a casa disperata e mia madre mi ha detto: ma cosa è successo? Mi ha portato allo psicologo. La psicologa mi ha detto: sì, sicuramente la violenza sessuale tuo padre ti ha violentato. E io me lo ricordo. No, tu devi imparare a odiare tuo padre, cioè, perché poi la psicologa si inventa le cose veramente, ma è anche giusto, perché conoscendo la realtà dei fatti, per cui tuo padre, te, una volta che avrai imparato a odiare tuo padre, che invece ora ti vuoi tanto bene, il tuo problema si sarà risolto. Il problema non si è risolto, io ho odiato mio padre per una vita, ma il problema non si è risolto. Ma come è avvenuta questa cosa? Come ci sono tecniche delle ancore? No? Usiamo la tecnica delle ancore. Guarda questa immagine e quindi che cosa ti ricordi? Mi ricordo di questa tenda da campeggio bianca in cui io sono stata obbligata ad entrare. Una tenda da campeggio, io sono entrata in questa tenda da campeggio e poi però non mi ricordo cosa è successo. C'è questo signore che è entrato con me, ma poi non ricordo cosa è successo. Benissimo, guarda, è una fotografia ferma. La puoi guardare, una fotografia, proprio perché è ferma la puoi guardare bene, a destra, a sinistra, in alto, in basso, così ti rendi conto di tutti quei particolari di cui non ti sei invece conto.
è una fotografia. Allora, guarda questa fotografia, guardala bene, com'è fatta? Nell'istante in cui tu fai questo e pigi su alcune parti del corpo, il soggetto va in ipnosi senza rendersi conto. Allora, guarda, parla al presente, perché tu devi essere lì. Guarda, com'è fatta questa tenda? Certo, perché te ne dici, una tenda da campeggio bianca. È strano la tenda da campeggio bianca, è così sporchevole. Questa è una femmina, devi dare l'idea di qualcosa che alla femmina interessa, cioè si sporca la tenda, io non la userei mai bianca. In effetti, guarda, come mai è così è pulita? E guarda la fotografia dentro di sé. No, non è una tenda. Ah no? All'interno sembrava una tenda, ma ora che la guardo meglio, fa così, cioè si piega, davanti non c'è niente, si piega, dici no, non è una tenda, è una cosa tonda, grande, sarà 3-4 metri. Ah, e ora cosa succede? In quell'istante che dici ora cosa succede? E entra dentro il suo ricordo. E ora io, cioè, una porta, io entro lì dentro. Ma com'è grande dentro, sembra molto più grande di come si vede da fuori, c'è una dilatazione dello spazio-tempo, e lì c'è il signore che tecnicamente l'avrebbe violentata, che non è un signore, è un tizio alto 2,40 m, il quale gli fa tutto il servizietto, e la donna si trova fuori e si accorge di essere in Francia, quella volta lì. Quando io non sono in Italia, non è successo in Italia. In Francia è successo. Quando ero in campeggio in Francia, mentre camminavo per quella strada lì, lei aggancia l'idea del campeggio con l'idea della cosa bianca, con l'idea, e tutti questi pezzi si srotolano, si srotolano in un ricordo ben strutturato. In quel momento lei capisce che quello che è successo in Italia è un'altra cosa, simile, un'adduzione in cui lei, non ricordando niente, ha agganciato inconsapevolmente quel ricordo all'adduzione che aveva avuto in Francia. Va dalla madre in uno stato confusionale e la madre crede che lei sia stata del caso. In quell'istante lei, che ha capito come funzionano le cose, ha recuperato il rapporto col padre. Perché non era vero niente che era stato il padre che l'aveva violentata. Non era vero niente. E quindi un psicologo che non conosce questa cosa può fare dei danni per vivi, no? Questo è quello che succedeva. Erano piccoli esempi di cose che mi ricordo mentre andiamo avanti nel nostro discorso e che mi fanno capire come si svolgeva il recupero dei ricordi. Cosa succedeva alla femmina? Alla femmina veniva a un certo punto introdotto una specie di tubo all'interno dell'apparato genitale femminile e gli veniva sparato dentro qualcosa. Non capiva che cosa stava succedendo, chi si occupava di questo? Quelli piccoli che sono sempre il numero dispari, perché chi comanda quelli piccoli è sempre un pochino più grande, 1,50 m, e ha in mano una macchina. Il bambino piccolo, lo stesso Valerio, ricorda di una volta quando era in casa della nonna. Era buio e a un certo punto lui si sveglia di notte perché un po' sonnambulo era e esce e va in giardino e a un certo punto di notte ci sono i suoi amici, quelli che vogliono giocare con lui, no? E che vengono sempre a giocare con lui e ce n'è uno che gioca con la bacchetta, gliela dà anche in mano da tenere questa bacchetta, quello più che si guarda questa bacchetta che non c'è, ma la guarda. Com'è fatta questa bacchetta? C'è una punta luminosa. A cosa serve questa bacchetta? È una bacchetta magica. Un bambino piccolo, ricorda, 5 anni. E cosa vogliono questi eliti? Vogliono andare a giocare con loro e ti portano in questa macchina volante che è lì nel giardino che aspetta a porte aperte. In realtà la bacchetta, che poi viene presa dal cosino piccolo, è un taser. Cioè, se te non fai quello che loro vogliono, ti danno la scossa. E ti obbligano a andare dove vuoi te, cioè vi rendete conto di come funziona questa cosa qui? E infatti il soggetto, quello che non vuole, si trova con delle bruciature sul corpo il giorno dopo che non sa come si è fatto.
chiusa parentesi. Dopo 2 mesi e mezzo che questa cosa è accaduta, ti ripigliano e con lo stesso tubo fanno un'altra operazione, una saccia, cioè un sottovuoto, si stacca una specie di blastula che in questo tubo alla fine c'è una parte trasparente e questa roba finisce in questa parte trasparente. È una provetta, facciamo conto che sia una provetta. Questa cosa si svita e viene data al piccoletto, e il piccoletto la porta di là. Di là dove? Nella stanza delle bottiglie. La stanza delle bottiglie. Sì, dove ci sono tante bottiglie, di tante dimensioni. Le bottiglie sono delle provette grosse, anche alte 2 metri, 2 metri 40, 2 metri 50, trasparenti, di vetro, dove c'è dentro un liquido. E dentro questo liquido c'è un alieno che ci galleggia dentro. Cioè, sono placenti artificiali. Esattamente. Da lì si comprende una cosa fondamentale, che l'alieno non è in grado di avere figli, è sterile. Questa cosa noi non capivamo perché, ma poi è chiaro, perché la fisica quantistica ce lo insegna ed è tutto legato a quello che poi vedremo nella seconda parte del nostro discorso, a che cosa cavolo vogliono questi da noi, no? L'alieno è sterile perché non vuole morire. E allora, siccome non vuole morire, fa di tutto per non morire. E nel fare di tutto per non morire, la sua vita si è allungata talmente tanto che lui è diventato sterile. Perché questo ci dice il secondo principio della termodinamica. Non si può fare. Nell'universo, sai, l'universo è fatto in modo tale che tu devi fare l'esperienza della morte. Perché solo attraverso l'esperienza della morte tu comprendi che la morte in questo universo non esiste. E noi siamo venuti qui per fare l'esperienza della morte. Cominciamo a comprendere che il problema importante non era lo studio dell'alieno, ma era il perché l'alieno veniva. E allora ecco che stavamo cominciando a comprendere che tutto quello che noi cercavamo di fare era il nostro obiettivo, il nostro target era l'alieno. Invece scopriamo mano a mano che le cose stanno andando avanti, che il vero obiettivo è l'essere umano. Siamo noi che dobbiamo capire perché questi vengono qui, perché allora capiremo delle cose per cui dell'alieno non ce ne frega più niente a un certo punto. Il problema siamo noi. Ma questo l'avremo capito di lì a poco. Perché a un certo punto succedeva un'altra cosa, che era incredibile. Prendi il soggetto e scopri che non è lui che parla, ma è un'altra cosa dentro di lui. E questa cosa dentro di lui si colloca male. E si colloca soprattutto male nel tempo. Il soggetto racconta di essere in un posto tecnologico, dentro una specie di cibo orizzontale. Sapete una macchina che fa la TAC, si direbbe oggi, no? Fai uguale. Attraverso un oblò vedi che fuori c'è qualcuno che ha aggiunto qualcosa. E vedi anche che c'è un altro cilindro verticale, dice il soggetto, che dentro c'è qualcuno, ma non si capisce che cos'è. E ora cosa succede? Classica domanda, inutile per il soggetto racconta. E ora vedi le cose dall'alto. Ah, vedi le cose dall'alto, sì. E che cosa si vede dall'alto? Ci sono io là dentro, dentro quella specie di cilindro orizzontale, io sono lì dentro. E poi ci sono un altro io, c'è un altro io, però in una roba orizzontale. E poi c'è il serpente, che lo vede il serpente. C'è questa specie di essere che cammina con queste gambe, che fa tutto questo rumore, perché è goffo quando cammina, sempre incazzato, non parla ma respira in modo molto profondo, e ci sono questi piccoletti vicini che gli fanno tutte queste cosette, corrono da una parte all'altra, si muovono come se fossero isterici, vengono sempre rappresentati come... E soprattutto la cosa strana che il soggetto da tutto si ricorda è come si muovono velocemente, ma quando si girano, non si girano come noi, si girano in modo strano, prima la parte di sopra e poi la parte di sotto, lo raccontano tutti in un modo strano. Ma come si muovono questi? E questo è uno dei tanti particolari che fa capire che, siccome
la statistica è una scienza esatta con numeri grandi, noi avevamo più di 3.500 addotti poi alla fine della nostra ricerca, e tutti raccontavano la stessa roba. Allora sono andato e vedo questa scena qui. Allora lì parte una tecnica che si chiama la tecnica delle domande in controllo. Cosa pensavo io all'inizio? Il soggetto ha paura di raccontare quello che gli sta succedendo, e attraverso un episodio di estroiettamento si tira fuori dal racconto, dice: io non c'entro niente, sta succedendo a lui. Psicologicamente parlando poteva essere questa cosa. Allora volevo capire se il punto di osservazione era dovuto a una fantasia del soggetto che aveva la necessità di preservare se stesso e la sua psiche facendo finta che il racconto fosse di un altro, ma è lui, sono io, ma è lui, lontano. La domanda di controllo, cioè, guardati il corpo, ma io non ho corpo, guardati le mani, fondamentale per la psicanalisi, la psichiatria, le mani, ma io non ho le mani, ah no? Come ti chiami? Noi non abbiamo nome, noi, all'altro lato, noi non abbiamo nome, io di fronte a questa cosa sto. Il silenzio è molto importante. Si scoprirà poi che il soggetto in ipnosi mi legge nella testa, ma questo si vede in un secondo tempo, è un aspetto dell'ipnosi proprio profondo, perché all'interno dell'ipnosi si aggancia un discorso di entanglement, di aggancio, di attacco. Io e lui siamo la stessa cosa, per cui io riesco a vedere nella testa le immagini che vede lui. Quindi so esattamente cosa vedi a destra, cosa vedi a sinistra, ma di questo me ne accorgerò dopo tanti ipnosi, perché all'inizio non facevo caso a questa cosa qui. Ed è un aspetto proprio legato alla fisica quantistica e a come è fatto l'universo olografico, che non è il problema di oggi. Il soggetto vede che io dentro la mia testa ho delle perplessità, perché non capisco cosa vuol dire, e aggiunge, quando gli ho chiesto come ti chiami, e lui ha risposto: noi non abbiamo nome. Però so come si chiama lui, si chiama Giuseppe, io e lui è il mio contenitore, io ci abito dentro. Cosa vuol dire io ci abito dentro? Dai, te lo sai, se te lo senti dire una volta, te lo senti dire 3.000 volte, e le cose cambiano. Lo sai chi sono quei signori? Sì, loro sono venuti per me, loro vogliono me. E tu chi sei? Io sono la vita. Sì, sono una matrice di punti di luce. Luce nella luce. E prima di sempre. Mi giro, guardo alcuni miei colleghi che stanno a sentire questa cosa. Sì, veramente così. Però sono ora cosa mi chiedo? Te non mi puoi vedere? Eh no, non ti posso dire sì, ma io sì, io mi vedo. E parlava con questo tono come se fosse una bambina piccola. Una bambina che parlava al femminile, sempre al femminile. Loro vogliono dire che io sono la vita. Io ci ho fatto energia, non vengono a prendermi l'energia. E te gliela dai? Eh sì, io ce l'ho tanta. Questi erano i primi momenti in cui noi non si capiva che cosa avevamo di fronte. Quello che succedeva è la seguente cosa. Cominciavamo a comprendere che l'essere umano è fatto di tre pezzi dentro. Una parte che abbiamo chiamato in modo convenzionale, una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale, che corrispondevano al l'archetipo del femminile, all'archetipo dell'androgeno, all'archetipo del maschile, che corrispondeva al campo magnetico, alla gravitazione e al campo elettrico, che corrispondevano al tempo, all'energia e allo spazio, che corrispondevano all'operatore rotazione, all'operatore cambiamento di dimensione e all'operatore traslazione, che corrispondevano all'udito, all'aspetto cenestesico, cioè il sentire le cose,
l'odore, il sapore, all'aspetto visivo. Pensate, tutte queste cose erano collegate insieme in una struttura molto complicata che poi abbiamo chiamato evidente, cioè una cosa che diventa evidente quando si manifesta, con la struttura dell'universo, in parole povere. Ma qui si entra in un discorso complicato, andiamo a vedere quello che succedeva. Loro vogliono me e mi prendono, e poi mi dice, loro ti prendono, perché? Perché loro non vogliono morire, loro non vogliono morire, e prendono me. Lì si capì che il soggetto rispondeva in modo strano alle domande di Corrado. Quanti anni hai? Cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Da quanto tempo esisti? Da sempre? Da sempre. Porca puttana. Cosa vuol dire da sempre? Muori? Non sappiamo più che domande fai. Muori? Ma forse. Cioè, arriva le idee parecchio confuse. Che giorno è oggi? Non ne parliamo. Cioè, una struttura con coscienza che non aveva la più pallida idea di cosa fosse l'asse del tempo. Lì c'è venuta l'illuminazione. Non c'era l'asse del tempo. C'era l'asse in questa struttura, l'asse dell'energia, c'era l'asse dello spazio, ma non c'era nessuna informazione sull'asse del tempo. La struttura che ci parlava aveva una caratteristica, era immortale. Ecco cosa vogliono quelli del piano di sopra. Vengono a prendere me, prendono quelli che hanno me. Ma voi siete in tutti i contenitori? No, noi entriamo solo nei contenitori che hanno delle caratteristiche che ci piacciono. Chi lo ha scelto? L'ha scelto voi tutti. Quanti esseri umani non hanno questa cosa? È tanti. E lì il problema è, tu non sai definire le cose, quindi quante vite hai vissuto? In quanti contenitori sei entrata? Perché si parla al femminile. Tanti, ma tanti quanti? Tanti tanti. Ma tanti tanti quanti? Tanti tanti tanti. Allora, questa sembra una sciocchezza, però è legata alla ipotesi di onda e particella, che in fisica quantistica è molto chiara. La particella è qualcosa che ti stabilisce dove te sei, nello spazio e nel tempo. L'onda è un'onda di probabilità. Sai che esiste la fenomenologia, ma non sai dov'è. Quindi è contemporaneamente dappertutto. Negli Stati Uniti tu prendi la parte animica e tu dici, mi parli del tuo contenitore nell'antico Egitto. Tu, l'onda diventa particella. Ti parla di quella realtà lì, ma non si rende conto più di l'onda. Io sono qui da fuori, ma non puoi raccontare al tuo contenitore quello che ti sta succedendo. Lui non capisce, è scemo. Risponde così. Ma te però potresti insistere, ma io poi non mi ricordo. Io mi ricordo quando sono fuori, ma quando sono dentro di lui non mi ricordo di quello che ho detto quando ero fuori. Questa è una cosa che si erige anche dal libro che Krishnamurti ha scritto con Bohm. Sul tempo, astrolabio, l'analisi del tempo, il significato del tempo, sentito la cosa. Bohm è un fisico quantistico e Krishnamurti è Krishnamurti. E quando parla Krishnamurti del tempo, dice ci sono due momenti, un momento in cui sei fuori e un momento in cui sei dentro. Quando sei fuori vedi le cose come stanno, ma quando sei dentro non ti ricordi più di quello che hai visto. E questo è il modo che aveva Krishnamurti di vedere l'universo. In realtà noi siamo andati avanti e credo che questo problema lo abbiamo risolto. Cioè si può in realtà stabilire un ritorno del fuori del dentro, ma questo ce lo dice la fisica quantistica. Dopo. In quel contesto si capiva una cosa fondamentale, che è diciamo la conclusione della prima parte di questo discorso che facciamo oggi. L'alieno non viene e ha una caratteristica fondamentale. Ha paura di morire, non a caso, ha fatto di tutto per allenare la sua vita e l'unico risultato che ha ottenuto è la sterilità. A questo punto usa gli esseri umani e l'energia degli esseri umani per poter continuare a vivere, prendendo quella parte dell'essere umano che noi chiameremo ipoteticamente la parte animica,
l'archetipo del femminile, non a caso, lo utilizza per poter lui ricaricarsi come una pila elettrica. La parte animica nell'ipnosi faceva sempre questo, veniva messo il soggetto in un contenitore orizzontale. Lì subiva la lavatrice, lo chiamava lui, perché lui stesso lo chiamava la lavatrice, come una matriosca, una roba che è dentro altre robe, e poi comincia tutto a vibrare, come la lavatrice quando gira, ecco perché la chiamavano la lavatrice. La parte animica, pum, si stacca e a un certo punto si trova sopra, per aria, che guarda le cose da sotto, ma viene attirata in un cilindro dentro dove c'è l'aliene, e non solo, l'aliene. Entra dentro e si sente alieno, si guarda e dice, ma queste non sono le mie mani, sono palmate, non sono le mie, sono verdi, ho le scaglie, ma che è sta roba? C'ho sto dito qua, questo dito come il pollo, c'ho un dito qua. Nell'acqua, dentro questo liquido, e si scopre che in quell'istante che stai ridando vita a quello lì, che se no muore. Poi questa parte si ristacca, viene rilasciata da questo campo di forza che in qualche modo l'ha costretta ad andare dentro, perché lei non ci vuole andare dentro, e poi ritorna all'interno del suo contenitore. Porca puttana, questa è la cosa che mi finisce. E non solo, succedeva anche un'altra cosa, la parte animica si staccava e veniva fatta entrare dentro una copia di te, un essere umano uguale a te, in tutto e per tutto, copia, entrava lì dentro, lei non ci voleva entrare, ma quando sei in alto te vedi lui. Come fai, dicevo io, in questi casi, quando si verificava questa scena? A riconoscere qual è quello vero? Ah, è semplice, quello vero è tutto luminoso, quell'altro è buio. Ti diceva così, a cosa serviva la coppia? La coppia aveva dei giudizi. La coppia serviva perché quando te vieni preso e devi stare lì due o tre giorni, la tua mamma si accorge che non ci sei più, e allora ci mette la coppia. La coppia però gli devi dare vita, perché sennò la coppia è un zombie, è un golem, e la parte amica dà inconsapevolmente, perché la bambina piccola non si rende conto di essere strumentalizzata, e si trova lì dentro, e però la coppia si riconosce perché non ha tutti quei segni addosso, quel microchip, quelle cose, e soprattutto non ha la memoria dell'originale. Quindi la mamma non riconosce la figlia, oppure la signora di fronte, non è successo questa cosa qui, di fronte all'album di fotografie del suo matrimonio non se lo ricorda. E immagina una femmina che non si ricorda il suo matrimonio. Dice, io non me lo ricordo. Pezzi di vita completamente cancellati. Ma anche banalmente, ha messo la macchina posteggiata sotto casa, la va a riprendere e non è più lì. Certo, perché gliel'ha spostata la coppia, poi quando si sono rimesse le cose a posto, lei non se lo ricorda che la coppia ha fatto un'altra cosa, perché la coppia ha un'altra memoria. Oppure il cane, ho lasciato, perché dovevo andare due giorni in via, ho lasciato il cane alla mia amica, torno a casa, cerco il cane e non so dov'è il cane. E la amica in telefono, non te lo viene a riprendere il cane. Ah, perché ce l'hai te? E certo che ce l'ho io, perché è andato via 3 giorni fa. Zero. Quindi ci sono delle problematiche anche sulla scala temporale. Ecco, questo era semplicemente quello, lo spettro di quello che noi stavamo vedendo. E la coppia a cosa serve? La coppia serve non solo a tappare i buchi quando te ti allontani per troppo tempo, perché un abduction dura circa 45 minuti. Sostanzialmente ti prendono al supermercato e non se ne accorge nessuno. Dura 4 secondi, poi scompare e ricompare. Ma per te sono successi 45 minuti. Però la contrazione dello spazio-tempo è fatta così. Tu ritorni lì e c'è un momento di non ti ricordi quello che è successo. Molte volte la gente si cade per terra e dice, ha avuto un attacco epilettico così. A quale
vengono utilizzati per operazioni militari non convenzionali. Ci avete presente il classico fedaí che si passa al carico? Ci avete presente il classico terrorista che quando fa quello che deve fare dopo lo ammazzano sempre, non lo interrogano mai? E perché non lo interrogano? Perché non lo prendono vivo? Perché si capirebbe che non è vivo. Ecco che ci ritroviamo di fronte a queste situazioni, descritte tutte a livello di ipnosi profonda. Alcune volte ci siamo trovati a mettere in ipnosi la coppia. Sì, perché noi lavoravamo a un certo punto con un ragazzo, una ragazza che veniva una volta al mese, faccio per dire, perché noi aspettavamo che le cose andassero avanti, perché come erano andate, facevamo dei feedback, dei controlli e così. E quando arriva il pilota dell'aereo, che prima era militare, poi passava una linea civile, con tutte le sue problematiche di adduzione, te lo metti in ipnosi e lui ti racconta delle cose strane. Cioè, innanzitutto vai in ipnosi troppo velocemente, guarda poco sono diventato grande, non c'è manco stato il tempo di respirare, che questo è già andato in ipnosi. Partono sempre le domande di controllo quando te c'è qualcosa che non va. Allora te dove sei, dove non sei, guarda fine, ma le cose che dicevo prima. E questo amico non aveva ricordo di niente, non aveva ricordo di niente. Allora a un certo punto non so che tipo di domande gli faccio, dove abiti? E lui risponde, nell'armadio 415. Come nell'armadio 415? Cosa c'è alla sinistra e alla destra di te? C'è l'armadio 414 e 413. Non senso. Sì, a destra e a sinistra, il più alto e il più basso. E cosa ci fai in testa? Io sono lì e aspetto di essere acceso, qualcosa del genere. Io mi rendo conto che questo è un... perché lui dice, ma chi ti dà gli ordini? Gli ordini me li dà uno come te. Uno come me con la divisa. Allora io penso, in quell'istante, perché alcune volte questo giochino era riuscito, dico ora vediamo, ora rispondo alla memoria, questo qua. Perché lui mi parla con la voce. C'è un ordine vocale. Come ti ordina? Mi ordina parlando, con la voce. Ah, un ordine vocale, un'attivazione vocale della memoria. Ti ricordi che l'ultima volta che sei stato utilizzato? E lui dice informazione non disponibile. Porca puttana. Allora ora tu ti ricorderai il codice vocale di attivazione e questo codice vocale ti attiverà la tua memoria, per cui tu potrai poi raccontarmi tutto. Conterò fino a tre e tu sentirai nella tua testa il codice vocale. Certo, può funzionare così perché lui il codice vocale lo sa, lo deve sapere e quindi lo deve conoscere, quindi glielo faccio giocare. Con un essere umano normale funzionerebbe, con una coppia, a seconda di dove è stolato, cioè immesso nella sua RAM, questo ordine vocale, vediamo che succede. Conto fino a te. Ecco, ora hai sentito l'ordine vocale, puoi dirmi esattamente qual è stata la tua ultima operazione. E lui risponde, ordine vocale non riconosciuto. Allora a quel punto avevo due possibilità, o insistere, oppure mi sono detto, e se questo c'ha un programma di autodistruzione, mi si brucia qui, allora non ho insistito. Però questo per dire, vedete come funziona, la copia è come un robot biologico, ogni tanto deve essere ricopiato perché si degrada, è conservato in una specie di posto, viene utilizzato dagli militari per fare operazioni di questo tipo. Non solo, ma il soggetto addotto ha forti capacità di natura paranormale, per cui viene utilizzato, per esempio, e molti addotti femmina
si ricordano di questo. Nel sogno sono venuti loro e mi hanno fatto vedere un bambino e mi hanno detto: questo è tuo e ti invitano a toccarlo. Quello che sta succedendo, e poi te lo riprendono e se lo portano via. Sai, la donna ci rimane male, ma non può fatto via il bambino. A cosa serve tutto questo? Il bambino è malato, tu lo tocchi e lui guarisce. Succede questo. È incredibile questa cosa, è incredibile. Come è incredibile l'aspetto del femminile, perché è proprio finito durante il fatto, quello che ti hai fatto tu, il tuo bambino. E quindi quando arriva l'alieno che assomiglia ad una cavalletta gigante, che è un insettone alto 2,5 metri, è brutto, e quando cammina scrive, fa così, no? E siccome il feto cavalletta non può uscire da dove escono i bambini perché si rompe, allora ti fanno un taglio cesareo che però è a 90 gradi dal taglio che di solito facciamo noi, si vede una piccolissima cicatrice, no? Quando la dotta va dal ginecologo, solamente il ginecologo gli dice: signora, ma lei ha fatto 5 figli. Ora non sono un esperto, non so come caro a saperlo, però si vede che si vede, no, io veramente ci ha pensato qualcun altro. E questa cavalletta, la donna tutta vede questa cavalletta cresce perché era il suo bambino e gli vuole bene in quel momento come se fosse il suo bambino, anche se è una cavalletta mostruosa, però lì l'aspetto del femminile, del materno, del coso, della parte animica che va al di là delle forme e della realtà, è incredibile come venga fuori all'interno del mondo. Mi fermo qui e facciamo una pausa. Grazie.